Quella là è andata a farsi operare il donuccio a Cavarese. Dov'era la specializzazione di ortopedia? Ma non gli fanno operare il donuccio. Ma ti sì, perché te che perché ti te che le aderenze. Ah, ecco. Non si uscire con le aderenze. Visto che anche lei è bravo. Però allora di fronte a tutto questo noi altri disegno cazzo qua. Dov'erano questi super servizi chi doveva dare con la chiusura del punto nascite? Oggi a Trento i bocci nasce sui carrettini del pronto soccorso e del servizio Croce Rosse. Volemo che ritorni a ridarne il punto nascita con tutti i servizi, perché lui non può darne l'ambulatorio dove che una donna la partorisse, bisogna che temerai tutti quanti quei servizi che lui prima gli attira via e dopo gli ha detto le donne della Valsugana e del Tesino non le si fida, per cui dovremmo chiudere. La chirurgia funzionale che tu ti dica, allora cosa che parte dal presupposto? Sostituzione dei due medici che va via? A calzo, due medici, del primario prima di tutto. Sì. Dei due medici e se serve rinforzare con un altro chirurgo, perché è un bel momento, per me che deve essere il servizio 24 ore, non deve arrivare al giochetto dal lunedì al venerdì, sabato e domenica chiuso, perché questo non se lo accetta, che tutti i servizi d'assistenza nuovi da rifare, perché è un bel momento. Mica credo più a cose che mi racconta gli infermieri e i medici dentro i reparti che quel che mi racconta Rossi e Combricola. Allora, i medici da dentro e gli infermieri ti dice manca della struttura, manca l'attrezzistica e quel che manca, manca la copertura dei servizi. Allora te devi procurarne medici e infermieri. Mi riesco a capire che Borgo non è né Cavalese, né Cles né Tione, perché i rappresentanti in giunta di questa valle della Valsugana e del Tesino hanno tradito le aspettative della propria gente. Ricordiamoci cosa che Muraro ha fatto e che non ha fatto, cosa che ha fatto l'assessore. No, perché stavo pensando adesso. No, beh, insomma, allora è stato, allora chi l'ha chiusa, eh? E Lenzi, che tutti lo decanta come un grande consigliere provinciale, un grande politico della Valsugana, è stato quello che le salta in piedi ed ha fatto l'intervento a favore della chiusura del punto nascita di Borgo. Questo sarebbe stato la massima espressione della maggioranza in Margherita che doveva rappresentare la Valsugana e il Tesino in consiglio provinciale. Allora di fronte a questo dimetti, se mi come che sento do ciacere, non devo ciampar paura. Allora di fronte a questo noi avevamo chiesto una camera di rianimazione nuova minimo a 6 letti. Perché lui me la dà? Scusami, perché non te me dè una camera? Non te domando mica 50, te domando una, 6 letti. Non te vuoi darmi 6 letti? Dammene 3, ma dammili! Capisci tu? Mi riesco a capire che è il presidente della comunità di Valle e dice ci stiamo interessando noi. Ma come posso credere che a uno che gli dico che si interessa dell'ospedale di Borgo che non è neanche a bonda ledere il cambiamento del bilancio del comprensorio di Borgo? L'uomo che ha certificato le zone di inquinamento della bassa Valsugana, che si dovesse mettere in mano lo arresta ancora domani mattina. Allora, vogliamo arrivare al punto che queste persone le deve smettere di parlare e di fare le robe? Ti che te vivi qua tutti i giorni, là gli doveva mettere al punto dell'elicottero la via, gli ha messo ancora un'altra volta qua. Conosco il tuo punto di vista su questo, lo condivido anche. Gli mette l'ammalato in Croce Rossa, gli lo porta di là, potrebbe essere che è in ingorgo per strada per un incidente e in strada che te porta di là non viene più, no? Che le divi arriva via, tirarlo dopo dalla Croce Rossa e rimetterlo sull'elicottero. Dai che tutte le strutture in acciaio non poteva farlo atterrare via, invece che Tori Augusta non poteva trovare un dufende quei e piccoli. Ma spiegare però che la decisione non è stata politica, è stata una decisione tecnica. Presa da allora, che venisto a fare. Allora, vedi. Sono volo che sul tempo la dico, secondo me, piuttosto che farlo là, è meglio farlo là. Bene,
Allora mica dico, essendo che nel mondo basta andare a guardare invece che portare le braghe del corame, le braghe del corame le serve a quertare il culo, non il cervello. E qua abbiamo tanti di questi che con le braghe del corame si querta il cervello. I vai a guardare l'aeroporto di Innsbruck, come che funziona? In mezzo alle case. Santa Chiara. In Svizzera, Santa Chiara, in mezzo alle case. Santa Chiara, in mezzo alle case. Allora, la risposta che ti ho dato mille è quella che... Allora, lei è la stessa risposta che mi ha dato quel del Pat, no? Te l'ha sempre data. Cioè, ma allora, mi vorrei sapere se questi gli è stati buoni a domandarli a questi tecnici e fare che questo ragionamento. Allora, cos'ero che veniva sto fuori? Abbiamo chiesto la risonanza magnetica, quella piccola, quella per le parti molli, no? Che l'abbiamo chiesta, mi sono dato a domandargliela. E lui vuol mettere la pergine. Si deve fare un'operazione con il liquido di contrasto, non c'è neanche un anestesista che te la paghi. Cosa porti lì? La macchina a pergine e i pazienti di Porta Trento? Perché non c'è anestesista? Quando che qua i gare anestesisti, perché non la porta qua la macchina della risonanza magnetica? Eccoci cosa che mi pretendo che abbia un ospedale. Perché qua l'ospedale di San Lorenzo funzionava quando che mangiavano le scorze con le patate o le scorze delle patate con i pioggi, funzionava l'ospedale. Oggi non deve funzionare. Perché, caro, tutti i servizi Cles, Tione e Cavalese e Borgo no? Ma c'ho cazzo, questo che domando? Nello specifico sulla questione della chiusura del reparto, no, allora noi abbiamo visto che dopo le notizie che... Ciao! Ieri, la votazione e quant'altro, dicendo che sarà